La mostra sull'espressionismo intende raccontare attraverso 105 opere, 70 dipinti e 35 opere su carta, un grande percorso, un grande momento storico che nasce nel 1905 a Dresda, quando quattro studenti del Politecnico di quella città tedesca siglano un documento che fa nascere il cosiddetto ponte di Brücke in tedesco. Beh, è una delle grandi avanguardie della prima parte del XX secolo e assieme alla pittura dei Fauve, che nasce esattamente nello stesso anno, 1905, è la grande avanguardia del colore. La trasformazione, seguendo l'esempio di Van Gogh in modo particolare e poi anche di Gauguin, della realtà in qualcosa che non sia più l'immagine di una realtà effettivamente vista, ma l'immagine di una realtà interiore, quindi i grandi colori che si accendono sulla tela, il riferimento anche molto importante alla scultura di carattere ancestrale, il senso gotico della linea per quanto riguarda gli impressionisti, quindi da Kirchner a Nolde tutti questi pittori ci raccontano un mondo che non si sarebbe mai potuto riscontrare nella visione fisica, ma ci raccontano invece un mondo che si accende e che in realtà poi si spegne con l'arrivo della Prima Guerra Mondiale, che è un punto fondamentale di rottura, e alla fine della Prima Guerra Mondiale noi troveremo degli artisti che sono completamente cambiati, il ritorno all'ordine e il senso della pittura in Europa. Thank you.